Umbria Sport Magazine. Umbria Sport Magazine. Bucchi ai microfoni di Umbria Radio. Mister, è la sconfitta più amara da quando siete sulla panchina del Perugia? Ma il 2-0 è veramente difficile da digerire e da raccontare. Purtroppo c'era stata anche quella col Bari, quella che con l'Entella all'andata. Diciamo che non è stata la prima e mi auguro che sia l'ultima, perché vedere la mia squadra giocare così bene, creare così tanto e uscire sconfitta ovviamente non ci rende giustizia per la prestazione, per quello che hanno fatto questi ragazzi, al cospetto di una squadra che è oggi seconda in classifica, in casa loro. Non era facile venire qua e giocare come abbiamo fatto noi, quindi il rammarico aumenta ancora di più. Che cosa si dice, che cosa dice ai propri uomini al termine di una partita così? Quali sono le motivazioni di questa sconfitta e soprattutto cosa dice per ricaricare la mente in vista già del prossimo incontro di martedì contro il Frosinone? Ma l'allenatore non deve guardare solo il risultato, altrimenti saremmo tutti felici quando si vince e tutti depressi quando si perde. Io, come abbiamo fatto in altre partite, sia quando abbiamo vinto che quando abbiamo pareggiato o perso, cerco sempre di essere realista. Oggi io porto via una grande considerazione, che è quella che questa squadra continua anche nel giro di ritorno a giocare bene, a dominare su ogni campo, quindi questa è la nostra certezza, quella che non dobbiamo mai perdere, continuare così. Poi è normale che un po' la finalizzazione, un po' la scelta, un po' la cattiveria sotto porta, ma sono difetti che purtroppo ci portiamo dietro dall'inizio, quindi queste sono cose che forse fanno parte a volte anche delle individualità. Oggi l'equilibrio è stato rotto da un giocatore di categoria superiore. Ieri sera ho guardato Benevento Bari, Ceravolo o Floro Flores sono di categoria superiore, sono attaccanti scesi in B che fanno la differenza e hanno dei colpi che magari una partita equilibrata come quella di oggi, dove la spalla stava soffrendo terribilmente, tirano fuori dal cilindro un tiro del genere e indirizzano la partita dalla loro parte. Non è assolutamente un qualcosa che ci ha destabilizzato. Abbiamo ripreso a giocare, abbiamo creato tanto, non abbiamo avuto quel guizzo, però è così. E a proposito di questo, una formazione un po' rimaneggiata, anzi particolare ad inizio gara, con Guberti e Dezzi più vicine alle spalle della punta, ci spiega il cambio poi di Nicastro con Di Carmine? Con l'uscita dell'attaccante biancorosso sembra che il Perugia abbia fatto un po' di fatica, poi ha provato a mettere Guberti come falso 9. Sì, no, diciamo che studiando le caratteristiche della spalla, è una squadra che si difende bassa, cerca molto il riferimento, quindi più giocatori portavamo lì più diventavamo terreno fertile per loro. Invece giocando con 5 uomini di movimento, 3 centrocampisti e 2 trequartisti, potevamo impensierirli, credo che ci siamo riusciti, l'abbiamo fatto bene. Di Carmine è uscito per un discorso fisiologico, sta rientrando, come è sceso un attimo di condizione, ma è normale perché è stata la prima partita da quando è rientrato, anzi credo che abbiamo bruciato completamente i tempi. Come è sceso un attimo, ho cercato di mettere un giocatore che in area di rigore avesse quella cattiveria per attaccare i tanti cross che avevamo fatto fino a quel momento. Purtroppo in quel momento là invece abbiamo un po' smesso di mettere palle in mezzo e quindi è stato non solo l'uscita di Carmine, ma la mancanza magari di ricerca degli esterni. L'ultimo per lei, mister, poi lasciamo andare. C'è un ciclo che finirà col Carpi, non è iniziato benissimo con questa sconfitta, ci sarà Frosinone, poi Avellino, una delle squadre più in forma del campionato. Questa sconfitta non cambia ovviamente la mentalità, come ha detto lei, però bisogna ripartire subito al meglio proprio da martedì. Sì, ma il ciclo è iniziato col Cesena, perché per me sono tutte partite difficilissime. I playoff, come ho detto, sono la nostra impresa, ma perché sono allargate a tantissime squadre. Facciamo i conti, prima di questa gara ce n'erano circa 12 in grado di poter lottare per questo obiettivo, quindi ovviamente è un campionato a parte, come del resto vincere 3 partite in una settimana o perdere significa stravolgere completamente gli obiettivi. Noi il nostro obiettivo ce l'abbiamo bene in testa, che è quello di continuare a giocare bene, cercare di fare più punti possibili ovviamente per rimanere lì da dove siamo dall'ottava giornata di campionato. Quindi questa sconfitta dobbiamo essere bravi a saperla metabolizzare in una maniera giusta. Dispiace, non dormiremo stanotte, da domattina penseremo al Frosinone, consapevoli che abbiamo fatto una grande partita che deve essere il nostro punto di partenza.